Buon pomeriggio e bentrovati con la nostra intervista, il nostro momento delle interviste con la solita domanda: cosa posso fare per? Oggi ho il piacere di ospitare sul mio schermo Davide Tagliacarne. Ciao Davide. Salve a tutti. Davide, è stata una felice sorpresa di questi ultimi tempi, perché come mi è già capitato in altre circostanze, da che ho messo un po' in movimento questa storia delle interviste, mi arrivano anche dei suggerimenti di persone da intervistare. Quindi, se finora prevalentemente mi è capitato di intervistare persone che per lavoro e per esperienza di vita avevo già conosciuto nella vita reale, diciamo così, Davide invece è stata una conoscenza sollecitata da un'amica che, vedendo il tipo di interviste che stavo facendo, mi ha detto: secondo me conosco una persona che può essere in linea con il tipo di messaggio che stai dando con queste interviste, del messaggio della resilienza, della proattività. Ed effettivamente ho conosciuto Davide per telefono e mi sono resa conto subito che lui è un esempio vivente di pensiero positivo, di resilienza, di continuare a domandarsi come trovare soluzioni piuttosto che piangere sui problemi. Lui è proprio un'incarnazione vivente di questo, quindi non mi dilungo ulteriormente nella sua presentazione, ma lascio che sia lui, rispondendo appunto alla domanda cosa posso fare per, a raccontarci un po' di lui e a farci capire in che modo lui ha vissuto questa proattività che gli sembra scorrere naturalmente nelle vene. Davide, a te la parola. Allora, io sono un ragazzo di 34 anni, affetto da disabilità dalla nascita, e fin da subito io e la mia famiglia non ci siamo mai arresi. Abbiamo sempre cercato dapprima il metodo di cura migliore, girando dapprima per tutta l'Italia, e poi siamo finiti all'estero. Mi E dopo raccontavi addirittura fino a Cuba. Fino a Cuba, esatto, fino a Cuba, e è stata una bella esperienza, molto, molto difficile dal punto di vista, diciamo, terapeutico, però che nella vita va fatta, diciamo. E poi in seguito abbiamo dovuto, cioè ho dovuto, siamo dovuti rientrare in Italia, e ho deciso di continuare gli studi e di finire il liceo in Sardegna, e da lì, grazie al supporto della mia famiglia, della Regione Sardegna e anche dell'Associazione Bambini Celebronesi, anche grazie alla 162, la legge 162, ho potuto andare a vivere a Milano da solo, mia città natale, dove ho cominciato a fare una diciamo, esperienza di vita autonoma, e anche l'università. Dapprima ho conseguito la laurea triennale in scienze internazionali e istituzioni europee, e in seguito la laurea specialistica in scienze politiche e di governo. In seguito sono tornato a Cagliari e ho deciso un po' di cambiare strada, perché avevo esigenza di tornare a fare attività fisica e sport, dopo ho cominciato a fare un progetto di sport terapia in collaborazione con un medico del CONI ex medico del CONI di Roma, e in seguito ho anche conseguito la terza laurea in management dello sport a Roma, partendo appunto da questo progetto di sport terapia. Diciamo Da quanto che tipo di sport pratichi? Perché hai praticato, pratichi anche a livello agonistico, hai fatto delle competizioni, giusto? Mi avevi raccontato. nuoto, faccio nuoto, nuoto in acque libere, è molto bello, molto importante per me, perché diciamo che sono riuscito a sentirmi anche nel livello sportivo integrato, diciamo, e sono molto, molto contento per questo spirito che ho di integrazione, no?
di non mollare mai. Secondo me tutti... Guarda, c'è un'amica che dice meglio la Sardegna che Milano, forse per il nuoto in acque libere sicuramente, però so che tu a Milano sei molto legato. Sì, no, io sono molto legato perché sono nativo di lì, quindi ho... Però la tua mamma è sarda. Sì, esatto, esatto. Esatto, e quindi sono molto legato a questa... A questa terra e anche a Milano e all'Aquila, perché ci sono ci ho vissuto quando studiavo a Roma, e quindi ho sempre viaggiato tra queste tre realtà, no? Okay. Quindi prima stavi dicendo di non fermarsi ai problemi, di affrontarli sempre, vero? Stavi aprendo un po' questa parentesi. Assolutamente, bisogna affrontarli sempre e non arrendersi mai. Quindi diciamo che dalla mia esperienza, diciamo, di studente, poi è venuta l'aspetto lavorativo, e da qui l'idea del blog che ho fondato un paio di mesi fa, dove praticamente mi occupo di attualità, disabilità e così via, in base a come io vedo, come io vivo la realtà. Ecco. Certo. E secondo me la cosa che mi ha sempre contraddistinto è pensare che siamo tutti uguali ma tutti diversi. Quindi in realtà essere disabili vuol dire essere diversi, ma in quanto diversi siamo tutti uguali. Sì, infatti quando ci siamo conosciuti qualche giorno fa, dicevamo, no, se qualcuno mi chiedesse di arrampicarmi su una parete in verticale, intanto mi sa che saluto il tuo papà che c'è dietro di te, credo che sia lui. Esatto, esatto. Buonasera. Forse lui non ci sente perché tu sei in cuffia. Esatto. Allora dicevo, se a me qualcuno mi chiedesse di arrampicarmi su una parete di montagna verticale a mani nude, ecco, rispetto a questo tipo di richiesta io sarei assolutamente disabile, se lo vogliamo dare un termine più ampio, no, alla parola disabilità. Esatto, esatto. No, perché alla fine i limiti sono quelli che ci poniamo noi. È vero che tanti limiti ci sono posti dalla società, però noi non dobbiamo pensare di avere limiti, sennò abbiamo già un po' perso in partenza, no? Infatti tu, in questo tuo non volerti fermare, mi hai parlato anche dell'innovazione, no? Anche il fatto che tu abbia tre lauree, che abbia cambiato, che adesso ti sia reinventato con il blog. Esatto. Bisogna sempre cambiare prospettiva nella quale si vedono le cose, e sempre avere la consapevolezza cioè il coraggio di mettersi in gioco. Già la vita è breve, poi bisogna cercare di viverla al massimo, no? Ecco, questi sono un po' i pensieri che tu porti sul tuo blog irrotellato.it. Come sta andando per te questa esperienza da blogger? Ma diciamo che blogger, sì, sta andando bene, assolutamente bene. Non pensavo mai di riuscirci, prima di tutto. Infatti ringrazio tutti quelli che mi danno una mano, che mi aiutano, che mi incoraggiano sempre a andare avanti e a non fermarmi mai, perché questa mentalità ce l'ho grazie ai miei genitori, ma anche grazie ai miei amici che mi aiutano sempre a innovarmi, ad avere idee nuove. Insomma, è sempre di stimolo per me. Ogni giorno ci deve per forza essere una novità, se no si diventa monotoni. Ecco, bello, interessante. Infatti, appunto, la tua vita testimonia il fatto che sei una persona curiosa, che ha voluto studiare diverse cose e sperimentarsi in ambiti differenti, no? Poi tu parli chiaramente, prima ridacchiavo, no, il supporto della tua famiglia, perché è chiaramente una cosa che fa molto piacere sentire,
così come gli amici. Poi è importante anche mantenersi attivi con delle passioni, con degli interessi. So che tu hai anche una grande passione per i motori. Raccontaci qualcosa. Assolutamente, i motori, che nasce sin da quando sono piccolo, e si è rafforzata nel tempo fino ad arrivare al coronamento di un sogno, cioè fare lo stage pre-laurea, diciamo così, nel quale ho svolto la tesi della seconda laurea specialistica presso Ferrari S.p.A., diciamo un'esperienza più unica che rara, che ho avuto la fortuna ma anche l'onere di svolgere, e sono contento di averlo fatto e di essere stato in grado di fare un buon lavoro, così dicono. Per me si può sempre migliorare, però... C'è chi commenta, questo periodo ci ha messo di fronte alla diversità, no? Sicuramente il Covid ha fatto emergere anche tante diversità sociali, tante diversità fra le persone, e non tutti siamo stati poi effettivamente così capaci di accettarla e accettarci in questa dimensione. È particolare questo commento. Cosa ne pensi? Aspetta che... Questo periodo ci ha messo di fronte alla diversità. Non tutti siamo stati così capaci di accettarla e accettarci in questa dimensione. Tu come l'accetti, la diversità, nel senso di essere tutti diversi, ma anche di essere diverso in quanto, appunto, se uno pensa alla parola disabile, comunque pensa alla disabilità fisica come quella che hai tu? Io l'accetto perché diciamo che sono un po' abituato a questo dalla nascita, no? E quindi o la accetti o vivi male, quindi per viverla, diciamo, bene, bisogna capire prima di tutto chi si è, per poi relazionarsi con gli altri. È difficile, sì. Ci si mette del tempo, però è proprio quando capisci che siamo tutti diversi, puoi accettare anche l'altro. Giusto. Tra l'altro mi permetto di aggiungere, da quel poco che ti ho conosciuto, che secondo me c'è anche un altro ingrediente nella tua capacità di gestire le difficoltà, la diversità e tutto quanto, ed è l'ironia. Con te fin da subito è stato molto facile e spontaneo parlare della disabilità, no? Che non è una cosa così comune. In più, per esempio, quando mi hai raccontato della Ferrari, abbiamo potuto scherzare, per esempio, di installare il motore della Ferrari sulla tua carrozzina. Questo secondo me, almeno dal mio punto di vista, mi è sembrato un ingrediente anche del vivere bene. Sei d'accordo? Ci ho visto bene? Assolutamente. Senza ironia non si può vivere bene, secondo me. Poi c'è chi ci riesce, non so come faccia, però. Me lo domando anch'io. Nel senso che senza ironia e soprattutto se non ci si prende in giro a noi stessi, che cioè non ha senso, cioè non ha senso proprio, anche non so come faccia certa gente a stare sempre seria. La serietà ci vuole perché se no non si riesce a arrivare dove si vuole, magari in certi ambiti, però anche l'ironia aiuta alla giusta dose. Sì, certe volte probabilmente aiuta anche un po' a sdrammatizzare, no? E quando uno abbassa un po' la soglia della tensione e dell'attenzione su un argomento, la mente è anche più predisposta a trovare soluzioni creative. Se invece sono lì tutto concentrato sul problema, tutto concentrato su quello che non va, senza abbassare un po' i toni, è difficile che si aprano soluzioni creative. Questa è un po' la mia esperienza anche come formatrice, no? Quando c'è un problema in aula, quando si parla di problemi aziendali anche importanti, alle volte quando qualcuno riesce a fare una battuta un po' che sdrammatizza la situazione, poi vengono fuori delle risposte che fino a quel momento erano bloccate da qualche parte. E diciamo che l'ironia aiuta a trovare la soluzione e quindi a avere nuove idee, a far girare le rotelle, no? Meglio. A far girare le rotelle. Infatti bello questo il rotellato, perché ha questo duplice senso, no? Di uno che fa muovere le rotelle nella testa e poi appunto tu per muoverti usi comunque delle rotelle. Quindi esatto. Anche questo titolo, questo nome del tuo blog
denota anche, anche ironia e capacità di fare giochi di parole e scherzi su una tua condizione. Una delle tante tue condizioni, non l'unica, però una cosa sicuramente caratterizzante. Sì. Davide, io ti ringrazio davvero tanto di aver voluto mettere al servizio, diciamo, della comunità, dei vari ascoltatori. Ho visto anche che hai una notevole clac sia di persone che ti conoscono, evidentemente, perché dai nomi vedo che sono persone che non mi seguono, però anche le persone che seguono me e non ti conoscevano hanno dato molti, molti apporti. Quindi sono contento. Stata molta interazione. Sono contento e ti ringrazio molto per avermi dato la possibilità di fare questa intervista e insomma spero di essere stato utile al tuo canale, alle tue cose. Mi sembra proprio di sì, io sono molto soddisfatta, quindi non mi resta che ringraziarti nuovamente e salutare tutti gli ascoltatori con il mio solito ciao e alla prossima.